Ebbene, niente, ha trovato, allora. Ma che? Questi sono soltanto i pesci piccoli. Faccia vedere che sto facendo la collezione pregiudicati 95-96. Mamma mia, ma la si era buscato. Vabbè, quando ce l'ho doppia gliela do. Ma e se ce la giochiamo a soffietto? Sai come si gioca? A tipo così mi... Minchia. Onestamente di soffiata me ne intendo. E mi è giunta a voce che c'è uno spacciatore di polpi al mercato di Sassari. Ui, mia, e cos'ero mai che ti ha pigliato? Che tu sei macco. Ah, guarda che io ci ho studiato anni e anni su queste cose. Non me le impari tu, no? Ma avviso mio, stai guardando troppi film, tu. Ma quali film? C'ho la collezione completa, Diabolichi, Trottolino e Nonna Belarda. Ma tu, a ne scambi che volevo iniziare quella di Geppo? Sì, se aspetti poco poco ci mettiamo a giocare a Cirimella e a Marroccula qua. Marroccu, ecco chi è che devo interrogare al mercato. È lui, come hai fatto a indovinare? E levati. Intuito femminile che fa. A proposito, me lo dai un passaggio a Sassari su Capeotta? Te so mai mi lasci al ponte di Rosello? Se t'andavi a me. A me va bene, però te devi buttare. Seriaro. E se te ne sei svegliato a togo? Tanto me ne vado con la corriera, ma ti credi? Sul giornale ci sono chiesti tutti gli orari, a Maida. Alle 3 o'clock. Mi scende all'emiciclo a roba delle 4. Parola mia, sei guasto. Ma non ti sei reso conto? Da quando sei arrivato tu, ci hai rovinato la reputazione. Ne abbiamo la faccia in terra tutti quanti. Ma è possibile che non c'hai poco poco di cervello? Mi barbe andare da cinema. C'è una di che non andrà là a vermi un bel film. Cosa ne dici? E dopo mi andò al cimitero a fare giorno, a bagnare il biscotto nella cioccolata, capito? Tu sei matto con Provoso? Ammetta di una cosa, che un giorno Scarasci sarà sulla bocca di tutti. Ah, so che è Cattarri. Esso Maria. Faccio 5.000 lire, ti faccio. Che cazzo, 7.000 franchi? Ti vergogni? 5.000 lire, non ne comprerà. 5.000 lire, ma Marrocco, ho visto la veste. Marrocco, che chiedi? Sarà a guardo sotto il balcone di un bisaro. Tu sei Marrocco, parla brutto cefalo. Dove hai nascosto il polpo? Magari a per un golpo mi divisero, non ne vuoi nessuno, tu vendi la fame. Vale, ballista, guarda che non hai scampi. Pentiti o ti coda la giustizia. Allora, terzo commissario, è assellente. E poi perché parla così vicino che mi stupia? Cosa ne so di botti? Io vendo di utari. Zarretti femmina, quelle zarrettiere, la riconosci? 8.000, bene, va. Oh yeah. Per capizzone, attenta la boa! Ma come vai a Budogno, come insieme a Budogno? Ciao! Quando torni a casa ti do il resto! Mamma, c'è la bubua! Sta andando a prendere a casa! Niente, poche guasta sua figlia! Ogni trappo che si è fatto in testa, pare che se non la porta al calzolaio lì resta il trinchisimi! Addirittura. Sono 3 giorni che guardo la sua pelle bianca. Lei ha una bellezza dir poco spaventosa. Sono quasi tentacolato a toccarla. E vai, multazzi di drogio. Guarda che con me non attacca. Ma sono io che mi attacco. Senti, io sono la moglie Scarasci. E non lo so. Io non lo so. È un campione di taekwondo. Conservatoio. Quasi, fa cosa? Perché io non temo nessuno, non lo sai. Tuo marito ha preso un granchio cercando quel polpo. E invece io sono qua con sua moglie tra le mie grinfie, pronto a zugarla tutta quanta. Perché il capo dei molluschi e dei polpi di Erula sono io. Mai riusciranno a inchiostrarmi perché io sono in pole position. Oh no! Ascolta,
dovresti dare una controllata a quel cesso, perché tuo figlio ci ha buttato i pannolini e si è tutto intasato. Capito? La gana che ti innescia. E cerca di pulire il lavandino quando ti fai la barba. A proposito, perché non compri un sapore Whitney Doha? Che non mi devo fare il bagno con lo svelto. Così te ne vai prima. E vai, Marco. E questa è succiatura che c'è nella schiena? Mi ne ha fatto un signore ieri in piscina. Si è avvicinato, mi... Barra la ravanella. Allora basta lavarmi a sputo, capito? C'ho un'idea. E cosa? Ce ne andiamo alla rotonda e tu ti spogli, io mi cuo dietro a te. E lui, come ne esce dall'acqua, io vengo e lo catturo, capito? Stai solo attenta a non farti toccare che ti viene la polpite. Tu ti lavi bene bene, che ti togli tutta questa mucillagine che c'hai addosso, se no come fa a catturarti il polpo? Scusami, Che sono diavolo? E dov'è che stai andando adesso? E c'è un impegno televisivo. Ma c'era quella trasmissione? Boh, non lo so come si chiama. Cibalgina, Aspro, come ti si chiama? Boh, me l'hanno detto, mi sembra Polpo Grosso. Salutiamo il commissario Scarasci, benvenuto a Super Teleolutturia. Bene, ci informi delle ultime indagini, abbiamo saputo che avete toccato il fondo. Non è così facile, no, a prendere polpi. E poi c'è anche da dire che abbiamo incontrato diversi scogli nella ricerca. Ma dice che state branchiolando nel buio. Non fa uscire di notte, no. Nel corso dell'ultima redada, mentre il collega accendeva la lampada, nel medesimo istante te ne usciva una lebre che rimaneva abbagliata. Il tenente Serca, che era addetto alla fiocina, cercava di infertare il colpo al roditore, centrando però il piede del collega contiguo, il quale proferiva all'altro parole impronunciabili. Ma per i prossimi giorni avete qualche idea o cosa? Prima di tutto andiamo avanti con il nostro programma e poi voglio lanciare una sfida aperta a quel bastardo. Io c'ho la camicia bianca, se si vuole attaccare a me, faccia pure. Che il vostro un culo a tana di grillo, a variabili. Oh ma, e se si attacca a lui? Vediamo. Ma lei si è mai trovato faccia a faccia con il polpo? Ish. Ci narri. Ma a me di andare a Bizzino una volta con nonno. La dì era futtato un bè, ha pigliato a colpi karate una coda ai polpi, così mi... una strage che... E ti bari? E poco è fantastico. Bella figura di stronzo che ci hai fatto va. Ma dai, io. Ma a me ci sto canto da un fianco, che. Ma se t'hanno visto tutti! Dicendo quelle cazzate! E poi ti metti a raccontare tutti i segreti della squadra speciale! Io dico sempre la verità, perché mamma mi ha imparato così da piccolo, capito? Yes. Ponimi in mente, Bocco Bocco. Io ti do una pattuglia, una macchina fotografica e ti fermi di là al bivio degli punti. Tu in capo vai battato. A chi non vi manda tuo figliolo? Ma allora che intenzione ti fa? Di prendere quel polpo. Me lo faccio in salata. Oppure soffocato, a zuppetta, che la morte è sua. E poi vivi tutti a cena, così ne rapiniti. Tu stai prendendo tutto a gioco. Ma quando mai non ci pensi, che ti puoi ammalare? Allora vuoi sapere una cosa? Fai me che sul video stai rullando non esiste. È tutta canta una truffa. È uno scherzo di bassa pescheria, che il tuo. Ascolta, che fiori vuoi sulla tomba? Ti vanno bene i cacaranzoli? O preferisci opere di bene? C'hai già fiaco di mogano. Va a fa' culo, vai. Adesso con questo giubbotto sarò irresistibile. Mi metto in cima al molo Catarri e aspetto che ne salti fuori quel bastardo. E poi lo secco. Suo marito sta facendo buchi nell'acqua. Lui se ne va a polpi. Con questa moglie è tutta polpa e succo. Ma lui non gliene dice mai di queste belle cose. Se ero stato io suo marito, me, finta che da sopra le urla si sentivano. Ma perché non ci amaghiamo? Paghendimi. No, aiuto. Marco, mi ami? Vai, scema, passa per la voodoo invece. Oba, a te vogliono. Ovalengo. Eh? E il polpo s'ha succhiato tua moglie, l'ha morta.